Ciao amici, bentornati con il nostro consueto appuntamento col paranormale. Prima di cominciare come al solito, ricordati di iscriverti al canale e cliccare sulla campanellina delle notifiche in modo tale da non perdere nessuno dei miei video. Detto questo, cominciamo. Il primo filmato è stato catturato da alcuni ragazzi che, passando davanti a una casa abbandonata, catturano in video l'apparizione di un fantasma che si materializza mostrandosi dalla finestra della casa. Il video è davvero impressionante, ma andiamo a guardare il documento. No, però a poco si sono... Ah, güey, si parpadea si salgo, güey. Si no, no. A ver, aguanta, aguanta, aguanta. No, que va a parpadear. Si va a parpadear, güey. No, pero tenga a ver si se mueve, güey. Y no se mueve. Pero si eso no es. Se ve, se ve. Y pero no se mueve. Es un ropero, ¿no? No, sí. Pero pásale, pásale. Algo de vidrio, güey. Ándale. Tal vez, tal vez. Pero pásale. ¿Cuál es el ropero que tiene esa cosita dorada? Vaya, a ver, nos metemos. Avítale una piedra, a ver qué. Ándale, a ver. Sí, güey, donde como tengo piedras. Ey, pero se ve como que no se mueve, ¿eh? Sí, güey. Se ve como... Ey, no manches. Vete a la... Broma, dile algo. A ver si se mueve, güey. Ey, no se mueve. Ey, pero sí, eso no es. Se ve, se ve. Ey, pero no se mueve. Es un ropero, ¿no? No, sí. Pero pásale, pásale. Algo de vidrio, güey. Ándale. Tal vez, tal vez. Pero pasa el ropero que tiene esa cosita dorada. Vaya, a ver, nos metemos. Ey, avítale una piedra, a ver qué. Ándale, a ver. Sí, güey, donde como tengo piedras. Ey, pero se ve como que no se mueve, ¿eh? Sí, güey. Se ve como... Il prossimo video è stato ripreso da una telecamera di sicurezza. Il filmato mostra un animale che ad un certo punto cambia forma, mutando da animale a essere umano. Il filmato è davvero incredibile, ma andiamo a guardare il documento. Ismael Gomez racconta che la sua nipotina stava realizzando un video per TikTok. Durante il filmato, la ragazza si accorge che dietro le sue spalle si è appena materializzato uno spirito dalle sembianze femminili con una veste bianca. Il filmato è davvero impressionante, ma andiamo a guardare il documento. Questa foto è stata scattata sullo schermo di una TV appena spenta. Sembra che sullo schermo appena spento si intravida un volto, volto dall'espressione davvero triste, forse il volto di un loro parente morto. Durante una protesta in Venezuela, in mezzo alla folla c'è il caos totale. Molte persone tentano di buttare giù una statua. Nel frattempo, la telecamera inquadra la statua che cade. Allo stesso tempo, filma un uomo sul tetto di una casa che rimane lì immobile a guardare. Avvicinando bene l'immagine, si può notare un qualcosa di strano in quell'uomo. Sembra che abbia un bastone con uno strano vestito, dall'aria di non essere di quel posto e di avere sembianze simili a quelle di un profeta. Secondo voi chi potrebbe essere? Un qualcuno salito su quel tetto per protestare, oppure l'apparizione di un qualche spirito apparso sul tetto magari per godersi quello spettacolo? Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Un uomo di nome Pedro Torres racconta che i suoi figli andarono un giorno dai cugini per passare una giornata giocando con loro ai videogiochi. Ad un certo punto uno dei ragazzi scatta una foto. Ciò che rimane impresso sulla foto è davvero impressionante. Uno strano volto appare alle spalle dei ragazzi con un'espressione a dir poco spaventosa. La domanda nasce spontanea: se questa foto non è uno scherzo, allora di chi è quel volto? Questo filmato è stato ripreso da una telecamera di sicurezza.
installata all'esterno di un centro commerciale. Il filmato mostra l'apparizione di un fantasma, dalle sembianze simili a quelle di una ragazzina, con una piccola veste scura. Il video è davvero impressionante, ma andiamo a guardare il documento. E anche oggi siamo arrivati al termine, ragazzi. Il video finisce qui. Non dimenticatevi di scrivermi nei commenti il vostro parere su questi filmati. Io vi saluto e, come al solito, ci rivediamo alla prossima. Ciao!